ferma e decisa. Luisa? Luisa, dove sei? Oh, ma perché è questa romantica cenetta? Ciao Rossella. Sara? Finalmente, ti stavo aspettando da tanto. Pensavo non arrivassi più. Aspettavi me? Ma Luisa, dov'è? Non c'è. Non c'è. E tu come mai sei qui? Per preparare la cena. Cin cin. Cin cin. Preparare la cena. Ovvio, normale. Hai notato che le giornate lentamente si stanno accorciando? L'estate piano piano se ne va. Ma Luisa... Mi piace molto questo periodo dell'anno. È quello che preferisco. Ho preparato dei piatti particolari, spero che ti piacciono. Siediti, vorrei mica mangiare in piedi. Sì, certo. Sara, senti. Assaggia questo. Cosa ne pensi? Ci ho messo allora del gorgonzola, del mascarpone e un pizzico di peperoncino. È troppo piccante? Cosa ne pensi? Forse, troppo? Forse un pelino piccante. Devo bere. Piccantino, dici? Vabbè, pazienza. La prossima volta farò più attenzione. Assaggia questo, era, vedrai che delizia. Non era acqua, vero? No. No, infatti è giusto. Perché dovrebbe essere acqua? Assurdo. Sara, senti. Hai conosciuto la nuova arrivata? Aurora mi sembra che si chiami. Non mangi? Sì, certo. Aurora, una bella donna. Ti piace? Ah, così ti piace Aurora? Ma no, dicevo così, solo... Non ti devi scusare se ti piace. D'altra parte i gusti sono gusti. Vuoi invitarla a cena? Ma come invitarla a cena? Vabbè, fai come ti pare. Era sempre vino, era di nuovo un pelino piccante. Solo pochissimo peperoncino che disinfetta gli intestini. Fa bene alla salute, eh? Quando la inviti a cena, Aurora? Ma Sara, c'è un equivoco. Io non ho nessuna intenzione di invitare a cena Aurora. Forse dovrei mangiare del pane per via del bruciore. Non c'è pane. Ma vuoi no? Dei grissini? Ah, sì, grazie. Oh, hai sentito un rumore? Forse è Luisa che torna. Non ho sentito nessun rumore. Oh, sì. Luisa! Luisa! Rossella, non c'è nessuno. Torna qui. Eppure ero sicura che ci fosse qualcuno. Sarà stata qualche donna della comunità che passava, nient'altro. Passato il bruciore? Vuoi ancora da bere? Sì, grazie. Brucia ancora un pochino. Sara, senti. Assaggia questo. Non brucia assolutamente. Devi smetterla di essere così nervosa. È solo una cena tra due amiche. Dici? Hai sentito? Un rumore. Sono sicura che adesso c'era un rumore.
Rossella, ma non c'è nessuno! Possibile che tu ti alzi sempre? Sembra che abbia le molle sotto il culo! Eppure ero certa che ci fosse qualcuno. E se anche c'era qualcuno? Chi se ne frega? Stiamo mangiando! Si facciano i fatti loro. Infatti. Ho preso una bottiglia per festeggiare. Sara, senti, noi dobbiamo parlare. Stiamo parlando? No, ma non così, non in questo modo, ecco. Cin cin. Cin cin. In che modo? Così? No, non così, così, no, questo non è proprio un discorso, ecco. Vedi, tu probabilmente, Sara, cerchi in me la figura materna. No. No. A volte non è chiaro, ma desideriamo, pensiamo di amare una persona più grande e invece desideriamo andare a letto con nostra madre. Cioè, no, no, non proprio con nostra madre, con la madre delle altre, ecco. Cosa sto dicendo? Cosa sto dicendo? Delle cagate. Comunque, Sara, tutto questo è foriaio e fiorese. Una fioriera? No, non è una fioriera, è forera, ecco. Una fioriera forata? No, non è una fioriera forata, è una cosa simile. Comunque è fioraio di grandi casini. Ecco. Fioraio? Quello dei fiori? Come mai adesso parliamo di fiori? No, ma no, ma non di fiori, ma di foreri, ecco. Non li conosco, perché adesso non stai zitto. Ti dirò.